E tra i vicoli di Ortigia e non solo, che la Movida sembra sfuggire ai controlli. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, infatti, continuano a registrarsi assembramenti. Molti non rispettano la distanza di sicurezza e non indossano la mascherina. Non l'ho portata con me. Se so che devo andare in un posto affollato, si porta. La mascherina non c'è. Ce l'abbiamo nella borsa? E se entriamo in un locale la mettiamo. Nella borsa. Perché non la indossate? Perché c'è caldo. Siamo... Principalmente perché c'è caldo. E la mettiamo quando c'è ingorgo. Nei posti chiusi. Nei posti chiusi. Via Pompeo Picherali, via Landolina e Foro Italico. Queste alcune delle zone del centro storico in cui il coronavirus sembra essere soltanto un ricordo. Nonostante gli assembramenti, però, qualcuno con la mascherina lo abbiamo incontrato. La indossiamo appunto per sicurezza, perché dopo quello che è successo, sinceramente io ho ancora paura dei contagi. Però molta gente appunto non la usa, essendo l'aria aperta, però secondo me se si è molto attaccati si dovrebbe usare. Siamo in mezzo a tanta gente, quindi bisogna indossare le mascherine. Lei indossa una protezione in più, la visiera? Indosso la visiera perché penso che in questi momenti non bisogna abbassare la guardia. I gestori dei locali, nella maggior parte dei casi, fanno il possibile per fare rispettare le misure anticontagio, alcune volte anche con non poca difficoltà. In molti ormai la prendono un po' alla leggera. Questa misura è ovvio che non è semplice, e fare i guardiani è qualcosa che non riusciamo a permetterci di fare. Cerchiamo di fare il possibile, ma non è facilissimo. Anche senza volerlo e con l'impegno di tutti, con la confusione è facile creare assembramenti. Proprio per questo bisogna tenere alta la guardia e cercare di evitare i luoghi più affollati. Ora ci sono gli assembramenti dei giovani. I giovani che non recepiscono il fatto della mascherina, ma non solo questo, che non mantengono le distanze l'uno dall'altro. Questo potrà portare ad un aumento dell'infezione proprio nei soggetti giovani, con tutte le conseguenze dell'infezione da Covid che ne può comportare. Non dimentichiamo che tante persone sono finite in rianimazione per insufficienza respiratoria grave. Quindi spero che questo non si possa verificare nei nostri giovani, perché sarebbe veramente la fine.